Fiorenzuola in una partita, posso dirlo questa volta senza retorica, vietata ai deboli di cuore, perché è successo di tutto. Fiorenzuola che è andato due volte in vantaggio, per due volte si è visto raggiungere, e al 94esimo, cioè in pieno recupero, è arrivato il gol di Arondini, che vale anche il primato confermato in classifica. Ne parliamo direttamente con il mister Luca Tabiani. Naturalmente complimenti d'obbligo per questa vittoria importantissima. Buona domenica. Grazie, buona domenica, grazie. Ecco mister, che partita è stata con la tua squadra, sempre propositiva, ma appunto ci sono voluti minuti di recupero per avere ragione del Rimini. No, è stata una partita epica, veramente bella, prima di tutto, ma non perché abbiamo vinto, perché al mister loro, io l'ho detto anche quando eravamo pari, è stata una partita stupenda. Il Rimini ha fatto una grande gara, due belle squadre, due squadre che hanno cercato sempre la vittoria, il gol, la propositività. È stata veramente una bella partita, questo ci tengo a dirlo, perché è stata veramente bella. L'altra, se a vedere l'andamento dei risultati, è stata anche sotto quell'aspetto una partita formidabile, no? Abbiamo preso il 2-2 al 91esimo, penso, più o meno, 90esimo, 91esimo, e abbiamo fatto gol al 94esimo. È stata proprio una di quelle partite, quelle dell'anno, no? I ragazzi, io ho finito gli aggettivi, perché sono veramente straordinari, sono sempre sul pezzo, hanno fatto una partita veramente importante, considerando anche che è la terza in una settimana, anche per loro il ritmo è stato veramente veramente alto. Sono orgoglioso di allenarli e sono contento che si stanno togliendo delle soddisfazioni loro, e di riflesso io e di riflesso la società. Ciao Luca, sono Amorini. Una vittoria pesantissima, perché a Rimini, possiamo dirlo, insieme al Lentigione, è la squadra più in forma in questo momento del campionato. Sì, Rimini è una grande squadra, Rimini è una squadra forte, ha avuto problemi di Covid, ha avuto poi qualche vicissitudine loro che si leggono e basta, ma è una squadra forte, allenata bene, è stata proprio una partita bella, tutte e due abbiamo cercato le soluzioni per mettere in difficoltà l'avversario e non per difendere, quindi ne è venuta fuori una partita veramente squisita da vedere, anche da assistere dalla panchina. Poi chiaro, noi magari siamo più felici di loro, anzi sicuramente, perché abbiamo vinto, ma le prestazioni poi fanno le classifiche, i punti sicuramente servono, ma quando ora parlo della mia squadra e i miei ragazzi hanno questo atteggiamento, è facile rimanere là davanti. Non dobbiamo mollare di un centimetro, perché ci siamo creati qualcosa di grande, ma ce lo siamo creati con questo atteggiamento, con questo gruppo, con questa unità e con questa voglia di determinare il risultato, ecco. Luca, ci sono, tu che comunque insomma da calciatore ed allenatore ne hai viste tanti, dei segnali che sembrano indirizzare questa squadra verso una forza, una somma di qualità che è quasi superiore all'individualità, cioè è una squadra veramente che in questo momento tira fuori sempre qualcosa in più di quello che ha. Sì, guarda, io non voglio sminuire il valore dei singoli che alleno, perché alleno dei singoli forti, però all'inizio dell'anno eravamo forti come singoli, ma eravamo un po' poco collettivo, nel senso che giocavamo molto a livello individuale. Oggi le nostre qualità individuali, che sono veramente tante, sono messe a disposizione del gruppo, non sono frasi fatte, è proprio la verità. Un giorno i ragazzi dissi, tanto ormai è passato tanto tempo, lo posso dire, siamo fortissimi ma siamo scarsi in realtà, nel senso che siamo fortissimi come singoli ma un po' scarsi come squadra. Il bingo i ragazzi l'hanno fatto quando sono diventati squadra, quando in campo c'è un muro, quando in campo ognuno fa qualcosa per l'altro, e allora vengono fuori le qualità dei singoli, e io ho la fortuna di allenarne tanti. Il collettivo fa crescere poi il singolo, tutto parte da lì. Noi adesso i ragazzi stanno giocando di collettivo e vengono fuori tutti i giocatori importanti che abbiamo la fortuna di avere, quindi condivido quello che hai detto te, senza tralasciare le individualità nostre, che sono importanti, ma senza tutto quello che mettono insieme, senza il correre per l'avversario, diventa tutto relativo, ecco. Ecco Lupi, indipendentemente dal fatto che nessuno di noi ci può fare nulla in questo momento, e probabilmente serve alla tua squadra una pausa, ma così lunga un po' ti preoccupa? Ma sai, io parto dal presupposto che noi siamo stati trattati come dilettanti, tra virgolette, in maniera privilegiata, nel senso che abbiamo avuto l'opportunità di giocare un campionato regolare come numero di partite. Quindi ora la decisione è questa, ci può stare. È chiaro che davanti non abbiamo tutti questi problemi di recuperi, mentre invece in fondo c'è bisogno di sistemare le cose, perché sennò poi può diventare un problema nella gestione.
per cui quello che dice la Lega noi facciamo, è normale che io preferivo una settimana, perché una settimana di stacco ci sta, due sono tanti. È anche vero che sono sicuro al 1000% che i ragazzi non staccheranno la spina e che ci vivremo queste due settimane per mettere benzina, per divertirci, ma sapendo che poi avremo sette partite dove ne va del nostro futuro, perché fare qualcosa di grande vuol dire crearsi un futuro migliore, e quindi dobbiamo mettere tutta la nostra attenzione su questo focus che è la fine del campionato. È chiaro, mister, che adesso c'è questa pausa, ma poi lo starter sparerà il colpo di pistola e partirà, come hai detto giustamente tu, la volata finale. Adesso siete lì in testa con l'Aglianese, quindi continua questo duello a distanza che, sottolinea il nostro Andrea Morini, in realtà è un duello a tre. Sì, è un duello a tre, Lentigione è un'ottima squadra, adesso oggi mi sembra che aveva pareggiato, quindi è a meno 5, ma in realtà è una partita in meno con Rimini, che giocherà domenica prossima. Diciamo che è un duello a tre, abbiamo fatto un po' di vuoto dietro, come a livello di punti siamo due squadre che ne hanno fatte tantissime, no? Tre con Lentigione, guardando gli altri gironi. Andiamo avanti così, abbiamo sette partite da viverci tutto d'un fiato, ci siamo costruiti qualcosa di grande, dobbiamo farlo diventare qualcosa di epico, perché abbiamo le possibilità, ovviamente rimanendo quello che siamo stati tutto l'anno, senza mai perdere un attimino la strada, perché non abbiamo tempo per pensare a quello che si deve fare, bisogna fare quello che abbiamo fatto fino adesso a 2000 all'ora, con la serenità, l'allegria e la spensieratezza di giocare sempre con la propositività di cercare di fare gol.